Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati sul mio canale. Oggi facciamo qualcosa di diverso dal solito come gameplay, perché siamo su The Division, il primo The Division, uscito nel lontano 2016, correggetemi se sbaglio, in cui io avevo questo personaggio, livello 228, dopo 110-111 ore di gioco, mi pare, di aver visto. Ma quello che andremo a fare oggi, visto che io non mi ricordo assolutamente nulla, quando ho provato ad entrare in questo profilo mi hanno sparato addosso una quantità di informazioni incredibile, di cui non ho capito assolutamente nulla. Ciò che faremo però sarà andremo ad avviare una nuova partita, sperando che ci faccia anche un tutorial, per vedere quanto rende oggi il primo The Division. E durante questo venerdì nero potete dormire fino da a tardi. Da tutta la regione, rendendo il venerdì nero. I venditori lo definiscono il super... Ciò con 140 milioni di dollari in contanti che passeranno di mano in mano. Previsti nei negozi. L'influenza stagionale in anticipo. Sembra si tratti di una variante sconosciuta dell'influenza. È un caso sospetto di... Molti esperti non sanno è cosa fare. È un'altra dura realtà. Mi sentivo un po' strana e così ho deciso. Secondo alcuni quotidiani, ci sono segnalazioni non confermate di un'epidemia. Siamo preparati per una lieve epidemia di vaiolo. Guardia nazionale, diretta a un ospedale. Ci sono treni, i punti sono chiusi, là fuori c'è la guerra. Il vaiolo è un pericolo reale. Più morti dell'AIDS, più dell'Ebola. Ci sono abbastanza vaccini per... La fermo subito. Non è una situazione di emergenza. Una città americana completamente noto isolata. Noto come veleno verde. Central Park è diventato un punto di sepoltura di massa. Interruzioni di corrente, fughe di gas, incendi. Sembra che prevede un'altra nottata di saccheggio selvaggio. Gli abitanti di New York chiedono... Dov'era la qualsiasi unità disponibile. Incendio a Houston e Pitt. Molti dei primi soccorritori sono morti. Nessuna risorsa disponibile. Ci trattano come animali. Non è il nostro lavoro, non siamo addestrati. Quando siamo stati attivati, la situazione era critica. Peggio del previsto. Siamo un'elite, agenti segreti altamente addestrati. Ci chiamano solo quando non c'è più speranza. Non abbiamo regole. Non abbiamo limiti. Dobbiamo proteggere ciò che rimane. Siamo i tuoi colleghi. Siamo i tuoi vicini. Potremmo essere... i tuoi amici. Ma quando ci chiamano... ci lasciamo tutto alle spalle. Noi siamo... la divisione. Mamma mia che brutto. Mamma mia che brutto. Allora, visto che è una partita così di prova, facciamo una donna. Io scelgo sempre personaggi maschili, però facciamo una partita di prova, insomma, scegliamo una donna. Devo dire che io, ragazzi, ci ho giocato tantissimo, mi è piaciuto tantissimo questo primo The Division. La cosa strana è che poi io non ho ripreso, cioè non ho giocato il secondo. Questa è la cosa strana. Perché non mi ispirava, non mi dava nessuna voglia di giocarlo. Facciamo una combattente. Una combattente. Quindi capello rasato. E quindi, come vi dicevo, il secondo The Division non mi ha dato nessuna voglia, nessuna motivazione effettivamente per ritornare. E quindi io, cioè, non ho avuto nessuna voglia, nessun istinto di ritornarci dopo aver giocato 100 e passa ore a questo primo The Division. Va bene, confermiamo, ho fatto una cosa molto veloce, dai. Questo primo The Division aveva comunque un'ottima caratterizzazione del paesaggio. L'analisi computerizzata attivata, i sistemi Isaac sono operativi. Cioè, guardate quant'era bella l'ambientazione. Presso l'indicatore per iniziare la verifica delle armi. L'ambientazione del primo The Division era veramente bella.
questo adesso io ho attivato chiaramente tutto, veramente tutto ciò che si poteva attivare a livello grafico, però funzionava tutto con la neve, cioè mi ispirava molto di più rispetto poi a quello ambientato a Washington nel secondo. Allora, facciamo un po' di tutorial, poi ci buttiamo nella mischia. Avvio test balistico, sparare ai bersagli evidenziati. Test dell'arma principale riuscito. Avvio test balistico, sparare ai bersagli evidenziati. Prova di fuoco riuscita. Ok. Benvenuto a bordo, agente. Sono Louis Chang, comandante della sezione nord-est della divisione. La tua attivazione è dovuta alla pericolosa instabilità di Brooklyn. L'ISAC ci ha aggiornato sui tuoi progressi. Procedi al rifugio più vicino per ottenere la dotazione completa. Mi faccio subito da parte. Non mi ricordo se c'era qualche interazione con i passanti. In realtà non mi ricordavo manco ci fossero i passanti, devo essere sincero. Cioè, mi ricordavo ci fossero solo i nemici, va. E poi c'era la zona nera, dove erano tutti contro tutti e chiunque poteva uccidere chiunque degli altri in PvP. Poi hanno fatto altre modalità sia in PvP che in cooperativa. Agente, ho conferma dell'arrivo dell'agente Fei Lao. Vai a parlarle quando entri. Ecco, questa era un po' la cosa brutta di The Division, cioè tutta la storia era narrata così, cioè attraverso questi incontri senza grosse cinematiche. Stai entrando in un'area sicura. Qua abbiamo il venditore dell'equipaggiamento. Vabbè, io per ora vado dritto per dritto, tanto. Stiamo perdendo il quartiere. I riottosi avanzano, stanno venendo da questa parte. Ci serve della gente lì. Non hanno chiamato solo me. Sono Fei Lao della divisione. Sono stata attivata insieme a te, parte della seconda ondata. Non so che cosa sia successo alla prima ondata, ma purtroppo abbiamo ancora molto da fare. Abbiamo pochi dati e non possiamo assolutamente fallire. Non finché Manhattan è bloccata e Brooklyn è in bilico. Quelli come noi sono l'ultima linea della resistenza. Forse sapremo qualcosa di più dopo aver incontrato il comandante. Dati sulla situazione, su chi trasforma le strade in una zona di guerra, su qualunque cosa possa farci capire come muoverci. Ora con permesso, tenente. L'agente Eisen e la sua squadra si stanno occupando dei rapporti. Se vuoi trovare una zona calda, chiedi a lui. Completa l'attivazione al terminale per abilitare l'attrezzatura e lo stato operativo della direttiva 51. Ok, ragazzi, vedete come ci sono comunque degli utenti? Attrezzatura Shade attivata. Ci sono degli utenti, questo è un utente, eh? Cioè io anche quando ho visto ieri quando sono entrato nell'altro mio profilo, guardate, là ce n'è un altro, c'è gente ancora che ci gioca. Questa è una cosa incredibile. Grazie al cielo sei qui, agente. Non avevo mai visto Brooklyn in questo stato. Si sopravvive a malapena. Sarò il tuo contatto per l'operazione di emergenza. Siamo sempre in azione. Cristo, se va avanti così mi cadranno tutti i capelli. Anche perché, ragazzi, molte missioni sono difficili da fare da soli e conviene farle in cooperativa. Allora, vediamo che questa è la mappa, ci sono diverse missioni secondarie. E... mentre invece noi abbiamo un'abilità che possiamo assegnare. Ora io non mi ricordo assolutamente nulla. Qua identifica nemici ed alleati attraverso pareti e ripari, bomba adesiva o scudo balistico. Allora facciamo questa. Assegniamo l'impulso a RB. Perfetto, le armi che abbiamo sono sempre quelle. E qua invece abbiamo un venditore, ma io non so, abbiamo soldi, abbiamo un sacco di soldi. Abbiamo un sacco di soldi, ma me li ha portati dall'altro profilo, mi sa, tutti questi soldi. Però tanto queste robe non le possiamo utilizzare perché serve il livello 3, quindi poi le compreremo. Però, ragazzi, vedete com'era figa l'ambientazione? Per quanto a livello grafico le texture non erano così definite,
è tutto. Qua si spara, eh. Però non so come entrare in questa zona. Ok, da qua si può? No, da qua non si può. Da dov'è che si entra? Forse da qua posso entrare in qualche modo. Sai che sto sbagliando totalmente strada. Devo dire che i comandi non sono super precisi, se devo essere sincero. È super comodi, però stiamo parlando sempre di parecchi anni fa. Fermi tutti. Ok. Rifornimenti scomparsi identificati. Fortunatamente anche i nemici non sono impossibili da buttare giù. Area in sicurezza. Nemici neutralizzati. Però devo dire che se io potessi consiglierei questo primo The Division piuttosto che il secondo, eh. Proprio perché attenzione, il concept è nato con questo primo. Cazzo, sbagliato tasto. Il problema è il rinculo, eh. Il rinculo folle di questa, di quest'arma. Ci siamo? Mi sa di sì. Poi la cosa bella è che si potevano moddare tutte le armi, ragazzi. Tutte le armi. Ogni singola parte dell'arma si poteva moddare. Ora non so se tipo io qua adesso lo posso già fare, ma credo proprio di no. Per esempio qua, questo si poteva, vedete, possiamo moddare le varie parti. Qua per esempio abbiamo diverse skin già che possiamo mettere. Chiaramente non abbiamo le altre mod tipo mirino, sottocanna, caricatore, che si possono mettere i caricatori estesi, un silenziatore. Cioè sta roba veramente ti faceva impazzire. Poi la quantità di loot che prendevi era infinita e quindi ti venivi sommerso sempre di nuove cose. Confermato. Recupero marcato. JTF notificata. Solitamente all'inizio di alcune missioni c'era la possibilità di fare matchmaking, se non mi sbaglio. O forse si doveva andare sulla missione e fare qualcosa, non mi ricordo. Forse si attivava dopo il matchmaking. Però visto che ce ne sono di persone, sarebbe stato carino farle in coop. Più che altro sarebbe stato carino avere un fucile degno di questo nome. La cosa veramente che mi ha sorpreso di più è il fatto che ci sia ancora gente che gioca. Cioè, non me l'aspettavo completamente. Attenzione, rilevata presenza ostile. Cazzo, ho fatto una cura. Mannaggia, a chi dico io. Mi sono messo una cura. Sprecata. Malamente. Vediamo se mi si riattiva la cura. Col cavolo. Questa è la precisione del mio fucile, eh. È finita, rassegna. Cioè, li sto dovendo prendere al volo. Meno male che sono messi tipo tutti in fila per farsi prendere. Per farsi fucilare. Area in sicurezza. Nemici neutralizzati. Ok, io non sto vedendo se ci sono robe da prendere, cioè completamente, eh. Da qua siamo usciti.
Non mi ricordo se c'era loot in giro, perché sono abbastanza certo che il loot sui nemici c'era, ma in giro non mi ricordo. Aspettate che forse sta arrivando qualcuno. Per esempio, vedete qua a terra c'è un mirino olografico. Ora, questo mirino olografico, io in teoria, a parte che ho preso una corazza più protettiva, questo mirino olografico in teoria io lo posso mettere su qualcosa. Allora, c'era una voce effettivamente da qualche parte, qualcuno che parlava. Forse qua dentro. Hai fatto un ottimo lavoro, agente. No, li stavo ammazzando tutti. Oh, grazie mille. È stato la pelle. Un incubo. Ora devo andarmene da qui. Ok, siamo arrivati al livello 2. Scenari comunque suggestivi, eh. C'era un intero DLC da giocare in cooperativa che era proprio ambientato tutto nelle metropolitane. Che ho giocato tantissimo, tra l'altro. L'unica modalità, l'unico DLC che veramente ho giocato poco è stato quello del... quello, diciamo, dei deathmatch, degli scontri tra utenti. Forse proveranno a venderla o la useranno. Perché era poco divertente, cioè gli altri erano veramente sgravatissimi a livelli folli. Allora, trova la morfina rubata. Rifornimenti scomparsi identificati. Ma io una bella granata non la posso avere, vero? Sistemiamo la faccenda. Chiaramente si può sparare attraverso le auto, i finestrini delle auto. Area in sicurezza. Nemici neutralizzati. Scusa, quello? Chi è quello là sotto? Non è un nemico? Forse no. Allora, prendiamo lo zaino di salvataggio. Ecco, questa cosa era un pochino critica. Il fatto... Ah, però... Bello shotgun, non è male. Il fatto che ti dessero mille cose da utilizzare tutte in una volta era abbastanza critica come situazione, devo dire. Allora... notificata. Ecco il problema. Qui Sparrow 5, ci avviciniamo alla tua posizione. Ecco il problema, dicevo. Attenzione, forze nemiche in avvicinamento. È che le missioni secondarie erano così, cioè erano molto uguali tra loro. Mentre invece le principali alla fine erano abbastanza diverse, cioè varie. Tutte queste secondarie dell'open world di Ubisoft erano tutte uguali. Vi ricorda qualcosa? La situazione è cambiata nel frattempo? In 6 anni? Mi pare di no. Eh sì, ma basta, cioè io qua finisco i colpi. Il sistema di coperture funzionava, per quelli che erano i tempi funzionava molto bene. Là ne arrivano altri. Cazzo. Vedete che non era semplice da giocare da soli? Guardate quanti nemici stanno arrivando. Sul posto, pronti all'ingaggio. Forse però sono arrivati rinforzi, Eccoli. Posizione in sicurezza. Presenza nemica eliminata. Ce l'abbiamo fatta. Ottimo lavoro, agente. Porteremo le medicine ai feriti. Saranno davvero utili. Ok, e questo fai rapporto all'agente. Andiamo a fare rapporto. Però ditemi se l'atmosfera non era riuscita. Cioè, ditemi se questa atmosfera non era riuscita. Secondo me era super, super bella l'ambientazione.
Ma a prescindere proprio dall'ambientazione, è proprio una questione di atmosfera che ti dava quella sensazione di desolazione. Poi tra l'altro, se ci pensiamo adesso, che è ambientato in un mondo post-apocalittico dovuto a un virus, fa sempre parecchia impressione. Non scappate. Ok, facciamo rapporto. Lavoro fantastico, agente. Hai congelato la situazione proprio quando stava per esplodere. Te ne siamo grati. Qua si fa il matchmaking e si trovano degli agenti per fare le missioni in cooperativa. Vabbè ragazzi, questo era un episodio 2.0 e così, perché mi era venuto in mente il primo The Division e quanto mi c'ero divertito, ho pensato di portarvelo in alternativa ad episodi 0 invece di giochi totalmente provati per la prima volta. Fatemi sapere cosa ne pensate, se anche a voi è piaciuto tanto. Chiaramente non porterò una serie, però insomma fatemi sapere in un commento qua sotto, lasciate like, iscrivetevi al canale mi raccomando, e noi ci vediamo in un prossimo video. Grazie per l'attenzione ragazzi, ciao!